Sì ragazzi, questo è il video della nuova Kodiak, ma siccome Bartolomeo andrà all'anteprima, volevo presentarvelo. Siamo a Torino, fucina di appassionati di auto. E tu cosa studi? Ingegneria dell'autoveicolo, Politecnico di Torino. Chi meglio di te con questa maglietta può essere un nuovo tech driver? Nessuno. Vai a Grazie Barcellona. Mille. Oggi sono volato fino in Spagna per raccontarvi nuova Skoda Kodiak. La SUV più grande della casa boema, nonché flagship della gamma per quanto riguarda tecnologia e soluzioni furbe. E non è un caso che io mi stia spostando al posteriore parlando di soluzioni furbe, perché qui dietro si nasconde la principale motivazione per cui questa Skoda Kodiak è una macchina innanzitutto furba, bellissima e soprattutto molto molto interessante per una certa nicchia di persone. Una nicchia che non è nemmeno così piccola, perché comunque insomma questa SUV è abbastanza trasversale all'interno del mondo dell'auto, che però va a trovare un piazzamento corretto nel segmento D, perché lei è lunga 4,76 m, quindi cresce rispetto alla precedente di 6 cm, è larga 1,86 m, si riduce un pochettino, come si riduce un pochettino anche l'altezza, che arriva al 1,66 m, con però, attenzione, mi sposto per farvelo vedere, qualcosa come 2,79 m di passo, che garantiscono non solo una grande abitabilità, ma anche, lo vedremo dopo, delle doti di comfort veramente, veramente pazzesche. Partiamo dal design frontale, che si caratterizza principalmente per alcune soluzioni veramente, veramente pazzesche. Partiamo dai fari, full LED, anche Matrix. Abbiamo, come vedete, la firma luminosa diurna qua, il bulbo per gli anabbaglianti e il bulbo per gli abbaglianti qui sotto, spezzati. Secondo me stanno molto meglio rispetto alla generazione precedente, sembrano, ecco, meno buttati lì a caso, ma la chicca optional, chiaramente, però, che questa Sportline porta in dote è questa, la Crystal Light, ossia questa linea luminosa che attraverso le feritoie della calandra fa capolino, rendendola veramente veramente riconoscibile di notte e donandole una presenza su strada davvero aggressiva. Bello anche il paraurti, mi piace molto, con uno studio aerodinamico devo dire ben fatto, perché qui c'è una paratia per creare una, si chiama tenda d'aria, attorno al cerchio, air curtain, che permette di migliorare il CX, che comunque, essendo un bel suvazzo, anche con forme abbastanza tagliate con l'accetta, si ferma a 0,29. E poi vedete, su questa Sportline c'è una piccola aletta sotto, la rende veramente cattiva, molto piacevole, devo dire, è molto ben proporzionato questo anteriore. E qui questo bel naso che arriva fino alla calandra ed integra il logo Skoda ridisegnato, vedete, è più semplificato, veramente cattivo e piacevole. Devo dire che frontalmente mi piace veramente molto. Tra l'altro voglio darvi una piccola chicca. Queste griglie sono molto ampie, ed è una controtendenza rispetto alla moda che il mercato sta seguendo, perché tutti i motori che sono posti sotto questo cofano sono Euro 6e. E per poterli omologare in modalità Euro 6e, questi motori hanno bisogno di veramente molta aria, e quindi queste calandre sono così ampie proprio per poter ospitare motorizzazioni di questo tipo. Cerchi in lega da 19 pollici, in questo caso non sono i più grandi disponibili, si arriva fino a 20 partendo dai 18, ma secondo me il 19 è la giusta dimensione di compromesso tra un cerchio bello da vedere e un cerchio comodo da utilizzare. E vedete un taglio laterale decisamente imponente, tagliato con l'accetta con grande sapienza. Queste linee vengono tese dall'anteriore fino al posteriore, dove si vanno a chiudere in questo montante, che in questo momento è nascosto dal colore nero a contrasto con carrozzeria, che però sulle altre versioni, ve lo faccio vedere in copertura, è in color contrasto, che secondo me la rende meno filante. In questo caso è un pochettino più sportiva, ma è comunque molto molto ben fatto. Bella anche la cornice completamente nera intorno ai vetri, belle anche qui le barre nere, sono veramente ben fatte. Poi vedete come scivola bene verso il posteriore, che integra delle soluzioni di design completamente inedite in casa Skoda, perché abbiamo la classica firma spezzata di Skoda, molto bella, in questo caso viene sviluppata in più elementi con un faro completamente LED, ma viene anche unificata con questa linea che non è illuminata, e un'idea me la sono fatta, probabilmente potrebbe arrivare con un eventuale restyling questa possibilità, ma comunque le regala una bella impronta su strada, devo dire, mi piace molto. Meno forse gli scarichi, che in questo caso sono sì solo accennati, però comunque si vede che ci sono degli scarichi finti, e questa griglia finta, che però è in plastica grezza, dovrebbe in teoria proteggere un pochettino meglio dagli urti. Badge
4x4, perché sì, c'è anche una versione 4x4. Bello il nuovo lettering Skoda, perché è ridisegnato, più semplificato, insomma la moda va verso questa tendenza. E adesso vi svelo il grande protagonista di questa vettura, ossia il suo bagagliaio, che qui vedete in configurazione 7 posti. Si può avere anche senza questi due posti posteriori, in quel caso si arriva a 910 litri di capacità totale, un record assoluto, veramente tanta roba, e in questo caso invece si fermano a 845, mentre rimuovendo la cappelliera, che in questo caso è di tipologia avvolgibile, ecco, la andiamo a rimuovere, e tirando su i due sedili al posteriore, la capacità complessiva si ferma a 340 litri. Nella versione con i 5 posti, quando si abbattono le file posteriori, si arriva fino a 2105 litri di spazio, in questa versione a 2035. Notare però che, adesso vi abbatto almeno un sedile così ve lo posso far vedere, quanto questo vano sia regolare. Vedete, molto ben realizzato, con, è vero, qua delle partite in plastica che probabilmente col tempo potrebbero consumarsi, ma nulla di drammatico. E poi questa soluzione geniale di Skoda, come ne vedremo delle altre. Questa nello specifico è una piccola partita che un po' a mo' di Tetris si può attaccare con il velcro alla moquette della vettura per poter fermare un eventuale oggetto. Là dietro, vedete, ce n'è un'altra, e qui avete intravisto, eccolo qua, il tasto che permette lo sgancio del gancio traino, che anche in questo caso è estraibile e può trainare fino a 1800 kg. Richiudiamo il bagagliaio, ovviamente con la Gavse elettrico, e vi porto a vedere come si sta dentro, perché questa vettura si aggiorna molto anche negli interni. In questo momento bippa perché le sto rompendo un po' le scatole, però bella la plastica nella parte alta, morbida, vedete, non ha nulla di croccante, bello, ben fatto. Qui una finitura, in questo caso in simile alluminio, con una lavorazione un po' particolare, lo vedete, romboidale. Mi piace molto la maniglia che fuoriesce in questo modo e integra qui sotto, vedete, l'illuminazione lounge, che vi anticipo essere sì molto bella, ma abbastanza limitata alla plancia. Comunque, insomma, è una plancia veramente importante, quindi si trova veramente molto carina. Bello questo scamosciato in questa parte, con anche la maniglia bella solida, fatta molto bene. E qui sotto, è vero, c'è plastica grezza in questa parte esterna, ma dentro, oh, che novità, la mochettina. E qui vedete un'altra chicca di Skoda, questo piccolo cestino che è, vedete, removibile e svuotabile, di modo da poter gestire eventuali rifiuti. Tra l'altro, l'altra figata di Skoda è sempre questa qui, l'ombrello disponibile nella portiera. Non male, una chicca in più che chiaramente il Simply Clever pacchetto optional offre, ma che fa sempre molto molto scena. Altra piccola trovata geniale, questo qua, questo piccolo elemento in plastica che fuoriesce dalla portiera per proteggerla dagli urti quando andate ad aprirla. E adesso vi parlo un po' di come si sta dentro, perché sì, Kodiaq cresce nelle dimensioni, ma cresce anche nella qualità. Vado ad animarvela, così vi faccio un po' vedere come si sta a bordo in questa nuova Skoda. Vedete, una plancia a fiocco, potremmo dire, a doppia gobba, a doppia duna, veramente molto carina, mi piace davvero tanto, realizzata nella parte alta con un bel materiale morbido, il pollice affonda per qualche millimetro, non male. Una zona scamosciata qui al centro della plancia, che peraltro nasconde un utilissimo cassettino, ben fatto, questa cosa mi piace molto, praticità, spazio, soluzioni furbe. Un elemento anche qui che riprende quello della portiera in simil alluminio, con questa plastica di nuovo bella morbida qui sotto, che non fa mai male. E poi qua sotto trovate quelle genialate degli smart toggles, ossia questi piccoli rotori che sono realizzati con un feedback, sentite, veramente molto piacevole, che però integrano al loro interno, vedete, un piccolo display, e io cliccando posso andarne a modificare le funzionalità. Una soluzione che è ok, è un po' come fa Apple, cioè integra una soluzione semplice in maniera molto pulita, elegante, con un bel design, insomma
una trovata geniale che costa il giusto, che rispecchia le necessità di un eventuale utente e che, vi anticipo, in marcia sono molto molto comodi da utilizzare. Qui in questa parte vedete altro scamosciato, come scamosciati sono anche i sedili, in questo caso sportivi, a guscio, quasi, potremmo dire molto belli, hanno anch'essi una soluzione di cui vi parlo tra pochissimo, con gli attacchi Isofix anche qui davanti sono ben fatti, la possibilità di allungare la seduta, insomma c'è veramente veramente tutto ciò che potete chiedere ad una vettura di questo segmento, come ricarica wireless addirittura sdoppiata per poter caricare due telefoni. Questo, che vi spiego subito che cos'è, in questo momento non posso farvelo vedere al completo perché è finto, ma sostanzialmente nella versione definitiva dovrebbe avere uno spruzzino che vi permette di pulire lo schermo. È realizzata secondo me molto molto bene a livello di design, ha qualche cosa di già visto sulla Skoda Kodiaq di precedente generazione, come questa doppia gobba che secondo me è molto ben riuscita su questa vettura, ma appunto è un'eredità della Skoda Kodiaq di precedente generazione, che però integrava all'interno della plancia il display che ora è cresciuto fino a 13 pollici, come vedete in questo caso, anche se di serie sulla versione d'accesso è solo da 10 pollici, come da 10 pollici e per tutte le versioni in questo caso il Virtual Cockpit. Vi voglio raccontare un po' come si sta nei sedili posteriori, perché anche questa è una delle feature che cerca chi compra Skoda Kodiaq. Vi faccio notare innanzitutto, bambini approved, ecco, questa stessa genialata che c'è all'anteriore, riproposta anche qui al posteriore per parare la portiera da eventuali colpi. I materiali qui sono un pochettino più sempliciotti, però c'è comunque lo scamosciato e l'illuminazione interna. Qui potete ammirare già delle altre soluzioni molto molto intelligenti, di cui adesso vi vado a parlare. Innanzitutto questo porta tablet che potrebbe risolvere veramente alcune liti tra ragazzi, e un piccolo tunnel centrale in plastica aggiuntivo qui sotto che è removibile. Di fatto vedete il tunnel della trasmissione è leggermente più piccolo, non è così importante, sta abbastanza comodi, e come vedete anche se guido io con il sedile arretrato causa easy access, diciamo che di spazio ce n'è veramente tanto. Qui dietro c'è anche la possibilità di regolare in maniera indipendente la climatizzazione e due porticine USB con l'aggiunta della 12 volt qui di fianco. Tra l'altro le quattro prese USB-C di cui è dotata questa vettura possono ricaricare fino a 45 watt, quindi anche dispositivi che eventualmente andrete ad utilizzare con questi supporti, o per esempio un portatile, possono essere ricaricati con grandi performance di ricarica. Come vi dicevo prima, gli Isofix non sono solamente qui dietro, tra l'altro vedete è di tipologia aperta, molto comodi da raggiungere, ma anche sul sedile anteriore. Ma adesso voglio provare a fare una cosa, so che potrei rimanere incastrato, ma mi infilerò qui dietro nei settimi posti. Allora, innanzitutto avanzamento del divanetto, seconda cosa reclinare questa parte e poi infilarsi qua dietro. Allora, la bocca non è, vedete, ampissima, chiaramente per un bambino è super comoda, per me forse un po' meno, ma la sfida la raccolgo molto molto volentieri, e adesso vado ad infilarmi qua dietro. E devo dire che, ecco, le gambe sono un po' inclinate, lo potete vedere, non posso nemmeno chiudere il sedile anteriore, però vedete, se il sedile anteriore si priva delle gambe, ci stanno le mie qua dietro. Chiaramente non è questo il modo in cui va utilizzata una vettura sette posti. Qui dietro ci mettete i bambini. Ma lasciatemi parlare un po' di motorizzazioni, perché questa vettura è disponibile con tanti propulsori diversi. Si parte con un 1500 turbo benzina da 150 cavalli di coppia mild hybrid col DSG 7 marce. Arrivano poi queste varianti con il turbo diesel 2000 TDI classico di Volkswagen, con due potenze, 150 cavalli e 360 Nm di coppia per la trazione anteriore, mentre questa trazione integrale arriva con il 193 cavalli e 400 Nm di coppia, entrambe veramente delle chilometriste, lo andremo a vedere dopo, quella da 150 cavalli fa spavento. Last but not least, lei sarà disponibile anche in una variante ibrida plug-in con il 1500 turbo benzina e una potenza complessiva di 204 cavalli grazie a un motore elettrico inserito all'interno della trasmissione, ad una batteria posizionata
qui dietro con 25.7 kWh di capacità complessiva. Insomma, niente male, garantisce più di 100 km di autonomia in modalità solamente elettrica e vi garantisco che quella vettura, anche se la guidata per esempio in modalità sport, va in elettrico in autostrada. Ed eccoci al volante di nuova Skoda Kodiaq. Per voi ho scelto di portare come prima vettura questa 2000 turbo diesel da 150 cavalli, 360 newton per metro di coppia, abbinato al cambio automatico doppia frizione 7 marce DSG classico Volkswagen e alla sola trazione anteriore. Tutto questo per dire che cosa? Beh, il modello fulcro, centro, cuore della gamma, non tanto perché sia la vettura più moderna, più efficiente o più tecnologicamente avanzata, quanto più perché sarà quella che nel nostro paese venderà di più, perché macchine così bramano ancora ardentemente gasolio, diesel, un bel motore dieselone, un 2000 quattro cilindri con tanta coppia, una bella schiena, una efficienza generale imbarazzante e una capacità di offrire performance davvero davvero interessanti a fronte tutto sommato di una, potremmo dire, utilizzabilità quotidiana e di una efficacia nel adempiere alle necessità di tutti i giorni veramente veramente alta. Nello specifico ho scelto questa versione da 150 cavalli con trazione anteriore e non la 193 cavalli con trazione integrale perché è la vettura secondo me più interessante per il nostro mercato. C'è gente che questa vettura la usa soprattutto per viaggiare e per lavorare, insomma è una vettura pragmatica che ci tiene, ecco, ad essere tale, ci tiene ad essere una vettura che funziona bene. Parliamo un po' di doti dinamiche, in questo piccolo assaggio vi potrò dire ben poco, ma parto da quello che secondo me è l'elemento più riuscito, cioè l'assetto. Come sempre, assetti Volkswagen sono fatti piuttosto bene perché sono degli assetti che hanno una risposta eccellente dal punto di vista del dumping con un ritorno ben frenato. A ciò si aggiunge la possibilità di acquistare, come optional chiaramente, il DCC Plus, che è quello che in Volkswagen viene chiamato DCC Pro. Qui cambia solamente nome, ma di fatto rimane quello. E diciamo che seppur io ritenga che sia una scelta del tutto giustificata e corretta quello di acquistare quell'optional, va da sé che comunque l'assetto di base sia già stato tarato veramente molto molto bene. Come vi dicevo prima, questa è un'auto per chi deve fare tanta strada e quindi deve anche consumare e bere poco. Ebbene, io dall'aeroporto di Barcellona fino a dove siamo alloggiati questa notte ho guidato proprio questa versione, che ha riscontrato in un misto, diciamo prevalentemente autostradale, 5.2 litri per 100 km. Questo vuol dire fare poco meno di 20 km con un litro. La Kodiaq a livello di insonorizzazione è stata realizzata decisamente bene. I frusci aerodinamici, anche dai grandi specchietti retrovisori, non sono mai troppo invasivi e in generale si viaggia avvolti in un buon silenzio. Con tutto è considerato che qui abbiamo appunto un motore gasolio che di per sua natura non è proprio quel motore così silenzioso. Bene, un capitolo va lasciato per forza per gli ADAS e ragazzi, non c'è storia. Questa Kodiaq ha una guida praticamente perfetta quando viene gestita in maniera autonoma. Come vedete, in questo momento ho lasciato il comando al Travel Assist. Non vi stupirà sapere, molto probabilmente chi segue questo canale lo sa già, che Volkswagen secondo noi è alla fine la migliore a tarare questi sistemi. Iper preciso il riconoscimento dei segnali stradali, ragazzi, è una cosa pazzesca, perché venendo dall'aeroporto fin qua, come vi dicevo, ho lasciato fare tutto a lei e leggeva i cartelli principali, secondari, tutto in maniera perfetta. E anche quando per esempio nella corsia di fianco c'era un limite più basso di quello presente sulla nostra strada, lei se ne accorgeva, non cambiava velocità e continuava la sua marcia a 120 km all'ora. Anche dal punto di vista della sterzatura automatica, guardate, in questo momento devo uscire dall'autostrada, rallenta da solo, io non sto toccando assolutamente niente, sa che devo uscire, ho messo chiaramente la freccia e guardate, io in questo momento non sto toccando né freno né gas. Lì c'è una curva particolarmente
stretta, in questo momento mi sta chiedendo di tenere le mani sul volante, che è capacitivo, quindi basta anche solamente un dito. Vediamo, questa curva è abbastanza stretta, no, non è vero, non è strettissima, però la sta facendo veramente veramente molto bene. Adesso tolgo il travel assist, così vi posso parlare un po' di doti dinamiche. Ma la vettura non si comporta poi alla fine male, anzi, non pesa troppo, 1700 kg, ve lo dicevo fuori, e alla fine il comportamento dinamico è quello di una vettura neutra, sincera, trazione anteriore ovviamente, con un chiaro po' di accenno di sottosterzo, ma nulla di drammatico, nulla che una vettura di famiglia non abbia sempre avuto. Un altro elemento di cui è fondamentale parlare se pensate a una vettura da viaggio e da lavoro è il cambio automatico. Questo doppia frizione 7 marce DSG è veramente veloce e pronto, anche se magari in kickdown o quando comunque le si richiede un'accelerazione un po' più pronta ci mette quel secondino di troppo, secondo me, a scalare marcia, che sarebbe meglio non avere. Però, e con la magia di un ciak siamo a bordo della versione ibrida plug-in di nuova Skoda Kodiaq. I numeri ve li ho un po' sviscerati fuori, qui mi preme soltanto farvi capire un po' come si presenta e come si muove. Molto molto bene, non me l'aspettavo così fluida, così ben amalgamata, così ben costruita. Vi faccio un esempio. Si capisce che un'ibrida è buona quando il feedback del pedale del freno non ti fa distinguere troppo tra frenata rigenerativa e frenata meccanica. In questo caso ce ne si accorge chiaramente, ma è solamente dato dal fatto che la vettura vi mostra un po' come state frenando. Ve lo fa capire, è una cosa voluta molto probabilmente, perché vi invita a sollevare il piede dall'acceleratore, a gestire la frenata rigenerativa in maniera molto molto efficace. E in generale questo pedale del freno si è fatto veramente veramente apprezzare. Un altro elemento che sicuramente nelle auto ibride risulta problematico da costruire, da ingegnerizzare a volte, è invece il sistema cambio, perché ovviamente dovendo integrare due motori e dovendo gestire le coppie di due propulsori molto diversi nella loro erogazione, e talvolta risulta un pochettino problematico da gestire. Beh, non in questo caso, perché il DSG 6 rapporti, non 7, questo è un dettaglio da tenere in considerazione, è stato tarato veramente molto molto bene. E ce ne si accorge, diciamo, in maniera sporadica, perché è una macchina che lavora tanto in elettrico, va veramente poco in modalità termica, soprattutto se la guidate come la sto guidando io, cioè nella modalità di guida meno performante, ma è comunque in grado, quando poi si accende il motore termico, di coadiuvare bene le due curve di coppia, di gestire la potenza in maniera ottimale e di garantire delle prestazioni tutto sommato veramente veramente di alto livello. Lo vedremo dopo, magari in autostrada. Giù tutto. Si accende il termico, 1500, tira, veramente veramente prestazioni elevate, siamo già al limite, 90 km all'ora in questo tratto, nulla da dire, cioè è un propulsore studiato molto bene. La Skoda Kodiaq è disponibile in tre versioni, la base che parte da 40.700 euro con la motorizzazione benzina, 44.900 euro con la motorizzazione gasolio FVD, 49.400 con la 2000 diesel 4 ruote motrici. Per l'executive bisogna aggiungere qualcosina, nello specifico si parte da 41.300 euro sul benzina 1500 mild hybrid, 45.500 euro sul 2 ruote motrici turbo diesel, 50.000 euro netti netti per questa versione AVD turbo diesel, mentre la style top di gamma 43.850 euro la 1500, 48.050 euro la 2000 diesel con trazione anteriore, 52.550 invece questa all wheel drive. Attenzione, perché i 7 posti sono disponibili solo dal secondo allestimento presente in gamma, e non solo, perché sono tra l'altro senza sovrapprezzo. Niente male, perché questa è proprio una gran bella macchina. A me è piaciuta tantissimo, perciò fatemi sapere voi che ne pensate qui sotto nei commenti, commentate un po' che cosa ne pensate del design, delle forme, delle motorizzazioni, insomma, che cosa ne pensate di nuova Skoda Kodiaq. Ci si vede al prossimo video.